Lo studio 1 di Ciao Como perché è tutto pronto ormai per la nuova stagione radiofonica e non solo, visto che c'è anche l'online, c'è anche ciaocomo.it. Lorenzo Canali, il direttore artistico, ha messo a punto il dettaglio. Lunedì, Lorenzo, si inizia con tutta la programmazione ormai normale, no? Orario consolidato. Eh sì, purtroppo finisce l'estate e allora dobbiamo cominciare con i programmi veri, quelli che ci porteranno poi fino alla prossima estate e sarà un inverno, prima un autunno, poi un inverno pieno di avvenimenti. Torneremo naturalmente con i programmi già consolidati ormai da anni, come Maurizio Merite e Navigator che tiene compagnia per tutto il pomeriggio. La sera una serie di interessanti programmi di intrattenimento ma anche di informazione musicale. La novità che partirà proprio lunedì è quella che riguarda invece la mattina dalle 8:30 fino alle 12. Rispolveriamo un vecchio marchio che è di nostra proprietà e infatti torna Radio Studio Vivo, o perlomeno Studio Vivo è il titolo della trasmissione della mattina con Stefania Mauri. Ma non sarà la sola perché insieme a Stefania ci sarò anch'io, che ogni tanto ho ancora la voglia di tornare a tenere un po' compagnia ai nostri ascoltatori, proprio in voce, pochi appuntamenti durante la mattinata. Ci sarai tu, ci sarà la redazione, Francesca, con gli appuntamenti e gli approfondimenti che ormai sono un po' il nostro leitmotiv di Ciao Como Radio, ovvero essere radicati sul territorio. Per cui in poche parole sarà uno degli appuntamenti fissi della mattinata e poi anche tante sorprese, parleremo anche d'amore, avremo una serie di amici e di amiche che verranno a trovarci tutti i giorni. Come dicevo, Stefania è un po' il capostazione di questo appuntamento molto, molto vivace, appunto per quello Studio Vivo, e poi insieme a lei ci saranno, come dicevo, tante voci e tanti amici. Dalle 8:30 alle 12 tutti i giorni si comincia lunedì. Lunedì, esattamente. E un'ultima cosa, Lorenzo, non vorrei dimenticare anche lo sport, che è un altro nostro punto di importante, ovviamente. C'è quest'anno il Como, ma si è unita anche la Como Nuoto. Quindi due dirette al lunedì e al venerdì. Sì, certo, lo sport è un altro dei nostri punti di forza, se vogliamo proprio dire così, perché da sempre siamo vicini al Calcio Como. Quest'anno appunto saremo l'orario ufficiale anche della Como Nuoto, che milita in Serie A, campionato di vertice. Dunque a Como, nella nostra piscina, verranno delle squadre importanti, le squadre fatte anche da giocatori che poi vediamo nel sette bello olimpico, per cui insomma non si scherza e noi saremo sempre lì puntuali per informarvi e intrattenervi, perché no.